Allora, il 2018 è stato un anno veramente incredibile per il settore del private equity, perché ci sono stati, diversamente dagli ultimi anni, tutta una serie di mega deal, a partire da Magneti Marelli, Recordati, Italo, RTR, che hanno veramente portato l'ammontare investito dai private equity in Italia a picchi mai raggiunti prima. Stiamo parlando di circa 20 billion dollars in 10 mesi sostanzialmente, mentre gli anni precedenti ci fermavamo intorno ai 5 in tutto l'anno. Quindi il mercato ha sicuramente attratto tantissimi investimenti. Chiaramente i settori sono sempre gli stessi, sono industrial products e un po' di consumer, che sono un po' i settori di punta dell'economia italiana, e quindi diciamo quest'anno è stato estremamente positivo. Difficile da mantenere probabilmente come livello, però diciamo sicuramente la disponibilità dei fondi a livello globale è ai massimi storici, quindi non ci sono degli elementi che possano far pensare a un rallentamento generale degli investimenti. Certo, ci sono tutti gli aspetti macroeconomici e i rischi più che conosciuti a livello macroeconomico che possono portare dei rallentamenti a livello di economia globale, però avendo i fondi molta liquidità da investire, difficilmente per lungo periodo tratterranno questi investimenti.